Ma è un altro metodo, molto meno battuto. Riprendo il mio lavoro, cioè registro la contabilità di una ditta di operazioni in banca e cassa. A sinistra della tastiera del computer ci sono due strati contobancari, a destra dei fogli dove la ditta ha annotato la descrizione delle singole operazioni. Registro alcune centinaia di movimenti contabili, telefono alla ditta per chiedere dettagli. Ogni scrittura contabile che inserisco negli archivi consta di sei dati: causale contabile, data dell'operazione, conto dare, conto avere, importo, descrizione. Talvolta ci sono ulteriori campi da riempire, per esempio se devo indicare che un'operazione si riferisce a due diversi anni, oppure se sto registrando un'operazione che in dare o avere ha più movimenti. E in ogni campo devo anche digitare una media di 5 tasti che diventano una decina per la descrizione. Significa che in un pomeriggio ho premuto alcune decine di migliaia di tasti. Ogni tanto dei clienti mi telefonano per chiedermi quale aliquota IVA devono applicare su una fattura o qual è la norma di esenzione di non imponibilità. Se si tratta di una ditta edile ci vuole sempre un po' di tempo. Tempo in più per trovare l'aliquota giusta perché devo consultare il testo unico dell'IVA o un manuale tributario. Altre volte le domande sono più fantasiose, non si ha idea di quanto siano strane le cose che si possono domandare a un contabile. Così se ne va il pomeriggio. Da un paio d'anni riesco a registrare sempre meno operazioni. Il governo, infatti, ha introdotto molti nuovi adempimenti contabili per le aziende. Si tratta per lo più di redigere degli elenchi o di presentare delle domande di rimborso o inviare dei flussi telematici che servono per il pagamento dei tributi. Tutto passa attraverso il computer degli studi dei commercialisti. Per ogni ditta ci sono molte cose da fare che prima non c'erano, ma il nostro commercialista non ha niente da recuperare, che è una persona in più. D'altro canto, lui guadagna di più perché i nuovi adempimenti vengono regolarmente fatturati. Va detto d'altra parte che col passare del tempo le ditte diminuiscono di numero, quelle più piccole un po' alla volta chiudono. Essere titolare di un'azienda è diventato sempre più costoso e impegnativo. Non credo sia il caso, forse perché i governi mirano a far sparire le piccole imprese per far posto a quelle più grandi, che sono più facili da controllare e che evadono le tasse meno delle piccole. In Italia, infatti, le piccole aziende cercano di nascondere ricavi per pagare meno tasse. Quelle grandi fanno di tutto per aumentare ricavi inesistenti, per far aumentare le quotazioni di borsa. Entrambe dunque mentono. È la nostra economia, quindi, è basata sulla menzogna. Verso le 6 l'ufficio chiude. Mi metto in macchina e percorro il chilometro e mezzo che mi separa da casa. L'ultima parte è in salita, una salita ripidissima, e si entra nel centro. Il fatto più rilevante che si nota è la quantità di bar, osterie, trattorie, enoteche, caffetterie, ristoranti. Il centro ne è pieno. La città fa parte del circuito slow food. Negli ultimi anni hanno chiuso molti negozi di arredamento e di abbigliamento, di articoli casalinghi, di ottica, caccia e pesca. Hanno tutti aperto nei centri commerciali che si sono poi moltiplicati lontano da qui, attorno al capoluogo. Tutti quei piccoli vecchi negozi sono stati sostituiti da locali la cui attività consiste nel riempire pance. Sono locali sempre pieni, mattina e sera. Le ore di punta sono due. A mezzogiorno, quando si riempiono di gente che beve qualche bicchiere di vino prima di andare a pranzo, e verso le 7, quando si riempiono di gente che beve qualche bicchiere di vino prima di andare a cena. Io non le ho mai frequentate perché odio il momento in cui si entra in un bar e tutti si girano a vedere chi è il nuovo avventore. Odio anche il momento in cui si entra in un bar e nessuno si gira perché si sa già quale avventore ci stia entrando.
Eppure, una volta sono andato in una di quelle enoteche per incontrare un amico di passaggio e quella sera ho capito perché c'è tanta gente in questi locali. La ragione è che sono un ottimo luogo cuscinetto. Il luogo cuscinetto è un posto dove si va a schiumare la tensione accumulata durante la giornata di lavoro. Dopo aver passato una mezz'ora a bere e mangiare stuzzichini in un locale, si torna a casa più leggeri. Non ci si ricorda più di niente che riguarda il lavoro. Questa scoperta, non è stata sufficiente perché io cominciassi a frequentarli, ma mi ha fatto capire l'importanza dei luoghi cuscinetto. E così ne ho cercato tra tanti il mio preferito. È il supermercato. Invece di fare la spesa il sabato, la faccio durante la settimana. Ogni giorno compro qualcosa. Questo mi evita le code del fine settimana. Qualche volta vado in biblioteca o a fare la ricarica del telefonino. L'importante è non arrivare a casa così direttamente dal lavoro, parlare con qualcuno che non sia un collega o il commercialista. Oggi, non farò alcuna attività cuscinetto. Vado subito a casa perché devo vedere se sono riuscito a vendere il mio tavolo su internet.